Sono entrati in sciopero i lavoratori della BR Service, azienda che si occupa in appalto della manutenzione delle sedi del Banco di Napoli. Con un presidio di protesta davanti alla sede dell'istituto finanziario in via Toledo, hanno denunciato da parte del datore di lavoro mancati pagamenti di stipendi e contributi, procedure irregolari nell'affido in subappalto ad altre ditte e casi di dequalificazione. Obiettivo della protesta? Chiedere l'intervento del gruppo finanziario Intesa San Paolo Group Service nei confronti della società appaltante del servizio di manutenzione, con i lavoratori anche i rappresentanti sindacali di UGL e UILM. Si sta destabilizzando tutti quelli che sono gli aspetti dei rapporti di lavoro. Questo è un appalto che da anni è seguito da 30 lavoratori, ora sono stato ridotto ultimamente a 10, ora sono arrivato a 6 perché l'ultimamente ha licenziato 4 persone. Com'è possibile questo? Il Banco di Napoli, siccome abbiamo informato di tutti gli aspetti normali, non ha mai risposto alle nostre associazioni e siamo arrivati per iscritto fino ai vertici del Banco di Napoli dicendo la situazione come sta capitando. A chi ci dobbiamo rivolgere? Dobbiamo procedere sempre per vie legali e abbiamo evitato di trascinare una situazione, questo è il Banco di Napoli. Se vuole che lo trasciniamo anche su questa cosa, per via legale, noi siamo disponibili anche a fare questo.